Allora, abbiamo visto le smentite di Aurora Ciorba. Questa ragazza Aurora Ciorba, che io nella diretta non ho mai detto il nome, quindi caso strano è lei, quindi non è più Dalila o Ok. dicevo, non so se, quindi non è più Dalila o Valentina o non mi ricordo chi è, vabbè. Quindi praticamente lei si è sentita presa in causa, quindi c'è verità. E quando lei ha detto e ha scritto sporadicamente allora, io penso che Francesco dovresti darti una regolata perché addirittura dire che vuoi denunciare Luca per una chiamata privata che è sua, quindi è liberissimo di metterla come quando vuole, anche perché... Che poi io mi chiedo, no? Tu vuoi denunciare questa persona per quale motivo? Perché ha rivelato una cosa vera? Perché non sapevi che lui poteva avere questa registrazione? Io col mio telefono posso fare. Allora, io poi penso che questa cosa si è andata veramente a ridicolizzare. Mi ci metto pure io di mezzo, tu per primo, perché sono stata un mese e mezzo in silenzio e tu hai fatto tante storie su Luca, ma tante. Che quello che dovrebbe denunciarti veramente è Luca per tutte le cose che tu hai detto su di lui, per le prese per il culo, per. Non lo so, guarda, c'è uno schifo totale fatto e questo è da grandi uomini. Io credo che dovresti imparare tanto. Poi un'altra cosa, dato che tu denunci, no? Non c'è mica la voce tua, c'è la voce di Aurora. E voglio dire un'altra cosa pure a te, cara, carissima Aurora. Io ti ho aperto la porta perché mi hai bussato più di una volta. Mi hai detto le peggio cose di Francesco Chiofalo. Quindi volevo dire che a livello legale, non so se sapete, te e Aurora, l'ho diffuso io la registrazione sul mio Instagram, quindi lasciamo in pace le terze persone. Aurora, parlo con te, denuncia me. Allora, per rispondere un attimo a quello che sta continuando a dire su di me, perché si vede che gli piace tanto parlare su di me, no? Che riscontra sempre un gran successo quando parla di Luca, alla continua, no? La persona che ha iniziato il tutto è stata Aurora. È stata lei, o come dice lei, chi per lei a contattare me con un messaggio privato. Perché era lei che aveva a sua detta delle dichiarazioni da rivelarmi che mi potevano interessare tantissimo. E quindi ho dato questa possibilità. Quindi ti pare che io vada a cercare persone che escono con ex per avere chissà quali losche informazioni e attivare chissà quali piani strategici. Peraltro, mi sono fatto una risata, Francesco, quando ho sentito che sbraitavi sul messaggio audio a Aurora che ti eri incazzato che mi aveva chiamato, ti giuro, mi sono morto. Mi sono morto dai risate. Ma come se siamo morti dai risate, pure quando ci ha fatto sentire tutti gli altri audio che gli hai mandato, le cose che dicevi, che rivelavi, che piangevi disperato. Un po' capito. Poi comunque sia un'altra lancia da lanciare a favore suo chiaramente, che eri te che non hai mai smesso di chiedere informazioni su di lei ai tuoi amici, chiedendo di dirti chiedendo la verità sul fatto che se fosse realmente fidanzata oppure no, perché nessuno ti rispondeva in merito a questo. E giustamente lei ha fatto la stessa cosa, no? Per difendersi. Poi, è normale che io ho dato un timing, no? Una tempistica, perché magari alcune cose mi faceva comodo anche a me venirle a sapere, ok? Per sapere come impostare meglio la storia. Quando però ho visto che questa tempistica la stava superando, non pensare che io non mi sono incazzato, eh? Non pensare che non mi sono stranito e non pensare che andava sempre tutto bene. E per questo poi ci sono state delle discussioni e dei chiarimenti in merito. Lei a volte mi nascondeva tante cose, chiedeva ad amiche delle informazioni che a me non mi diceva, ti cercava e a me me la nascondeva. E questo tu non lo sai perché pensi che io lo sapevo e ero favorevole, e invece no, te sbagli un'altra volta. Quindi, che posso fare con una persona che mi nasconde le cose? Io non so.
Niente, solo cercare di venire a scoprire, ok? Quindi la cosa è stata reciproca da di voi, ok? Tu da una parte, lei dall'altra. Poi, come gli sta bene Aurora, che lo sa, mi può sta bene pure a me per delle cose nostre. Solo che la differenza tra me e te, sai qual è? Che io non c'ho bisogno di sta a parlare di te e di infangare per nome tuo, come stai a fare te, su delle cazzate. Perché io sono un signore e c'ho altro da fa. Io mi penso a risolvere le cose mie dentro casa mia, senza il consiglio a nessuno, soprattutto il tuo. Tu pensa da fare lo stesso. E basta. E vai a giocare un po' più là. E già mi ha stufato, eh. Paga. Ma che vuoi pagare, Francesco? Che vuoi pagare? Ma che decidi te chi paga? Non decidi te chi paga, fidati. Chi paga di più lo deciderà qualcun altro. Ti posso assicurare, tu da pagare c'hai tanto, eh. Farzoni. Ma poi farzoni di chi? Tu a farsità mangiate a tavola tutti i giorni insieme, Francesco. Ma farzoni di chi? Che tu purtroppo sei costretto a essere farso nella vita. E poi, ma fammi capire una cosa. Cioè, che ti sei diventato pure avvocato, mo? Non lo sapevo, oltre che cubista in discoteca, pure avvocato sei diventato. E cara, difendi te, mo, Aurora Ciorpa. Guarda che è stata lei che mi deve denunciare, mica te. Cioè, mi sembra che ho messo le sue registrazioni, no? La sua registrazione, la sua di voce, sue storie, mica la tua. Attento, preoccupa, tu sei un'altra pratica. Che poi andiamo avanti, non ti preoccupare, io non mi dimentico di te, eh.